have heard a pin drop when they walk through the door. Ciao a tutti. Allora, ho acquistato da pochissimo questo basso 5 corde Harley Benton, il modello Enhanced qualcosa, comunque trovate la sigla nel titolo del video. E, mi è stato chiesto di fare una piccola recensione. Io non sono portato per le recensioni, non ne ho mai fatte, non amo farle, perché comunque non mi ritengo abbastanza esperto per fare recensioni, però posso dirvi quello che penso del basso. E arriva già settato abbastanza bene, anche se poi se un minimo sapete muovervi è meglio comunque dargli una sistemata personale. Insomma, io ho abbassato un po' le corde tragendo con la chiavetta sul ponte, c'è una chiave a brugola che viene data insieme al basso, e agendo su questi ponticelli si può abbassare la action, e quindi ho preferito abbassare la action. Praticamente adesso ha una action abbastanza valida, abbastanza comoda, anche se ancora non mi soddisfa del tutto, perché in certi punti ha il suono un po' metallico, sentite, in certi tasti c'è qualche problema. Quindi per risolvere questa cosa dovrò andare dal liutaio e farmi aiutare da lui. Quello che si può fare è mettere un foglio tra il manico e qui dove ci sono le viti, qui in mezzo si svitano
le viti, si mette un foglietto di un piccolo spessore, insomma, tra manico e corpo, e questo fa sì che la tastiera, insomma, si alzi un pochino, sia più inclinata verso, più, insomma, più dritta. In questo punto qui è un po' più alto, e quindi praticamente in questo modo dovremmo tenere più un piano più orizzontale, perfetto praticamente, e quindi avere le corde con l'action molto bassa. A me piace l'action molto bassa perché si riesce comunque a lavorare meglio. E come basso è fantastico, sono molto contento. Ancora non gli ho rimosso la plastichina che c'è qui sul battipenna, perché voglio aspettare. E è un basso attivo e passivo, ha lo switch qui, vedete, così è passivo perché ha la manopolina, il pomellino che è tirato verso l'alto. Quando lo abbasso diventa attivo. Ok, c'è abbastanza differenza tra attivo e passivo. Adesso è anche vero che ho il volume basso, perché se tengo il volume alto, siccome ce l'ho collegato anche all'amplificatore, mi va nel microfono e mi stromba, insomma, va in distorsione. Quindi ho preferito, quando parlavo, tenere il volume più basso. E che altro dire? La corda del Si, che molti chiedono, no, ma la corda del Si come suona? Per me è perfetta, vedete, si riesce a suonare tranquillamente e c'è una nota ben definita, un suono ben definito, bello corposo e chiaro. Io ho provato altre 5 corde, con la corda del Si c'è sempre un po' di problema, no? Qualche problema c'è sempre, no? Perché è un po' più difficile da gestire. Invece in questo passo devo dire che suona abbastanza bene, cioè è abbastanza intonata e bella corposa. E poi che altro vi posso dire? Il basso è molto bello, a me piace tantissimo, sono molto soddisfatto. Per il prezzo che ha è sicuramente un basso valido. Ci tengo a precisare che io sto facendo questa recensione solo esclusivamente per mio piacere, perché apprezzo questo strumento e quindi, se posso dare un aiuto, posso consigliare a qualcuno, vi consiglio di prendere questo perché è veramente valido. È una fascia alta dell'Harley Benton, però pur essendo la fascia alta dell'Harley Benton ha un prezzo di fascia bassa, perché costa 333 euro questo. Quando l'ho preso io 333 euro, cioè fino a pochi giorni fa. E quindi poco, no? 330 euro prendete un Ibanez entry level, che comunque non ha nulla a che vedere con questo. Anche non ha nulla di meno, nel senso, un Ibanez è una scelta valida, eccetera. Però io ne ho avuti di Ibanez vari e ho avuto anche 5 corde, insomma, questo qui è un livello superiore, anche come materiale, eccetera. E ho notato, ho visto che in rete, in giro, molti consigliavano di cambiare il pickup, questo, e consigliando uno che sta su AliExpress, il sito cinese. E io ho preso anch'io quello, l'ho comprato anch'io, però ancora mi deve arrivare, è in arrivo, quindi quando arriverà potrò vedere se c'è differenza. Costa poco, una ventina di euro, quindi non è che c'è da spendere chissà quanto. E per il resto non so che altro dirvi. Secondo me è uno strumento bellissimo per quello che costa, vi ripeto, è paragonabile a uno strumento di fascia media che va intorno ai 600-700 euro, secondo me. Quindi se prendete ad esempio un Cort o comunque un basso, anche un Ibanez, ma di fascia più alta, quindi 600-700 euro, è paragonabile a questo, sia come materiali che come insomma resa. Poi voglio anche farvi notare che c'è questo tasto zero, che è bellissimo secondo me, è la prima volta che lo trovo su un basso. Ovvero, qui abbiamo questa parte dove passano le corde, e subito dopo, vedete, non c'è solo il tasto normale, ma c'è subito una barretta di metallo. E questo fa sì che anche con la corda vuoto abbiamo il suono
come se fosse premuta la corda, quindi il suono della corda che si appoggia sulla barretta di metallo. Non ci hanno pensato in molti perché io non l'ho mai visto in altri bassi, però secondo me è un'idea fantastica, perché in effetti si sente la differenza. Quando suonate le corde a vuoto si sente la differenza, sembra più una corda che invece è tenuta. Chi suona il basso sa che c'è differenza tra, ad esempio, che ne so, questo e questo. Cioè, questo è un suono molto più... molto più, scusate, forse è passato la pantera, scusate. Questo è un suono contenuto, no? Un suono controllato, perché io lo sto facendo questo re con il dito, premendo al quinto tasto. Qui invece abbasso un po' perché sta distorcendo. Ok, così invece è il re a corda vuoto, e c'è sempre differenza tra questo e questo, tra questo suono e questo suono. Ovviamente, perché questo non è controllato, la corda suona, insomma, vibra come vuole, ripassata la pantera di casa, scusate. E invece, con questo basso devo dire che la differenza si assottiglia molto, quindi un altro punto a suo vantaggio. Poi comunque esteticamente è bellissimo, secondo me, quindi vale tutti i soldi spesi. Spero che vi sia potuto servire questo mio piccolo punto di vista, non la voglio neanche chiamare recensione, per farvi sentire come suona, dato che appunto ho problemi con la distorsione, eccetera, ho voluto registrare appunto la canzone in partenza, così almeno vi rendete conto, insomma, di come suona, di come funziona. E quel suono è stato editato pochissimo. L'ho registrato con aspettate che ve lo dico, con Logic Pro. Io per i nomi sono sempre un disastro. L'ho registrato con Logic Pro su Mac, con la base, quindi può registrare la base, e poi ha editato veramente poco. Adesso ripassa la pantera. Ok, la pantera nera. È molto invadente. Bene, questo è tutto. Scusate se mi sono dilungato, e se dovete farmi un regalo di Natale o di qualsiasi mese sia, fatevi questo perché è veramente bello. Ciao!